Buongiorno. Preparazione bagagli. 3000 solare polsi. Bagagli pronti. Prima di partire colazioncina. Una piccola colazioncina. Andiamo a montare i bagagli. Bagagli caricati. Dopo aver praticamente pranzato, anche il quinto giorno può partire. Ieri dopo 2000 km di strada siamo arrivati finalmente in Andalusia. Abbiamo percorso due strade senza senso pazzesche e poi abbiamo esplorato tutto il parco naturale del Capo de Gata. Se vi siete persi il secondo episodio di questa serie, ve lo lascio come sempre qui in alto a destra. Non mi è mai capitato di prendere l'ascensore in moto. Premio zero, va là, che sennò rimaniamo qua. In 4 in moto in ascensore. Assurdo. All'apertura delle porte dell'ascensore scatenate le Suzuki. Grazie Almeria, è stato bello. Peccato che non abbiamo visto niente ed era tutto chiuso. Queste sono le prime tre persone di Almeria che vediamo. Oggi si inizia a fare sul serio. Prima tapas, avete capito? Deserto del Tabernas. Percorriamo questa statale che ci permette di lasciare Almeria e raggiungere la steppa del Tabernas. 30 km dopo, totalmente a caso, ci siamo imbattuti in questo cartello che dice Western Leone. Infatti lì in fondo ci sono tutte le strutture dove Sergio Leone ha creato i suoi film, gli spaghetti western. Questa qui è una parte molto carina del deserto del Tabernas. Qui siamo al centro del paesello di Tabernas, che non ci interessa. In versione U, torniamo indietro. E da qui si vede ancora meglio. Qui dovrebbe essere cresciuto anche Clint Eastwood. Io in quegli anni probabilmente non erano ancora minimamente nei pensieri dei miei genitori, ma se ne sentiamo parlare ancora oggi vuol dire che erano veramente forti. Va che mostro. GSX S1000. Entriamo allora ufficialmente nel deserto del Tabernas. Sinceramente me lo sarei aspettato molto meno verde. Ma che bello però. Ora dalla strada che abbiamo percorso da Tabernas prendiamo l'uscita di del Castro. Non so come si dica. Ed iniziamo ad entrare nel cuore della poesia dell'Andalusia. Bene ragazzi, fino ad ora abbiamo giocato. Ieri vi ho dato un assaggino, un antipastino. E adesso iniziamo il pranzo. Com'è quest'oggi direttamente da Milano? Danilone ADV. Puoi parlare se vuoi adesso. Ah, posso? Sì, vai. Ero un po' preoccupato. Poi sono emozionato da tanto che non lo faccio. Allora, Danielone, guarda, è tutta tua la strada. Sei tu la prefila. Mi scoccia se guardo anche il panorama ogni tanto. Iniziamo con lo Iuia de Castro. Sembra passo delle erbe. Sono tornati gli alberi, però non li vedevo da due giorni. È un deserto con gli alberi. Sto pensando a quel discorso che ti facevo ieri sui cani. Come cazzo fa un cane qui che non c'è un albero? Mi sa più di western questo di quelli che abbiamo visto giù. Ma veramente? Le tende degli indiani mi sembravano in plastica, quella della Playmobil. Non so questo asfalto qua. Non lo so, occhio che qua cambia ancora. Fa un po' paura. È bello liscio. Deve essere sponsorizzato dal carrozziere del loco. È che vedo dei grumetti ogni tanto che non è che mi facciano impazzire, diciamo. Sì, l'asfalto è a libera interpretazione. Qui non c'è brecciolino, qui è solo brecciolino. Ah, beh, dai, qui migliora l'asfalto. Dici? È solamente una corsia unica. Speriamo non venga giù un furgone delle consegne. Cioè, veramente, se becchi qualcuno te lo fai tutto in retro. Stamattina la mobilia. Vabbè, dai, c'è anche campo da calcetto, piscina. Ma c'è gente che ci vive. Ah, vale, è figo. C'è gente che ci vive qui. Ma cosa ci fa la gente qua? Secondo me si sono isolati, sta sul cazzo il resto del mondo. Amazon arriva qua, secondo te? Io voglio vedere se qui Amazon ti fa la consegna gratuita. Questo qui sembra un gioco, cioè devi veramente destreggiarti. Sì, ma questo qui l'hanno fatto apposta per farcela godere. Cioè, questo è un esercizio di quelli tipo non mettere mai giù i piedi, tipo la patente. Dovrebbero fare corsi di guida qua. Comunque se sbagli non è bello, eh. Se sbagli vai a vedere se c'è qualcuno che abita in quel paesello. Ci sono questi guardrail che sono veramente, mi danno sicurezza, cioè mi danno veramente quel non so che di tranquillità. Faccio come con la corriera, suono in curva. In alcuni bisognerebbe far manovra. C'è la piazzola del punto panoramico però, eh. È panoramico? È desertico. Organisci. Non male direi. Porto privato de cazzo. Ah, pure ci sparano adesso. Ho avuto più problemi stamattina a uscire dalla via dell'albergo che qua, a dire il vero. Preferisco stare verso monte, non so come mai. Ma questo è un passo, questo non può non essere un passo. Però non è come nello stelvio che c'è il paninetto. No, non c'è neanche il cartello dove mettere gli adesivi. C'è niente, non c'è nulla. Non c'è neanche. Beh, bellino però. Sì, sì, è molto bello. Ma anche la strada, a prescindere che c'è un po' di pericolo di morte ogni 3 metri. Ecco, però ABS c'è, traction control c'è. Mappa B. Come ti trovi col V-stronchiolo? Per starvi dietro anche ieri, insomma, lo trovo comunque adeguato per quello che stiamo facendo. Sono arrivato qui con oltre 2200 km, non ho un dolore. Molto bene, secondo me Suzuki sarà contenta. Ah, doppia corsia, ragazzi! Che lusso! Cioè, ma che roba! Ma ti rendi conto che è circa un'ora che non vediamo altri esseri umani? Ci sto pensando anch'io. È deserto. Mi sento un po' più tranquillo quando ci sono sti muraglioni di roccia, ma non è che sia... Muori schiantato al posto di morire nel vuoto.
stato? Mi grattugio, va bene. Anche perché queste barriere servono proprio a farti fare da catapulta. Prova questa, che lei è l'autostrada. Velefic, a sinistra. Finito il primo passo, si procede verso l'Alto de Velefic. Potenzialmente una delle strade più belle del mondo. Questa qui è Velefic. Noi dobbiamo andare in alto a Velefic. Pensavo meglio questo Alto de Velefic a manto stradale. Probabilmente perché non ci sono passati i ciclisti. Allora quella cos'erano, l'incitazione per chi va a scuola al mattino? Dai, dai, manca poco, manca poco. Attenzione, carretera cortada. Sarebbe? Non lo so, devo prendere Google. Ah! Ah! Non serve Google traduttore, mi sa. Vedi, non gira di notte le mei. Ma quanti insetti ci sono? Sembrano popcorn nella visiera. Non guardare a sinistra, sennò ti spoileri tutto. Oh, guarda quanti alberi! Per portare i cani devi venire fin qua a farli pisciare. Mamma, sto via 2 giorni, vado a pisciare il cane. Questo cane è sta vescica enorme. Io da prima questo quasi. Qui un altro tornantino. Oddio, si vede solo blu qua. Se sbaglio la staccata dei colli. Comunque bella tosta come stradocchio a brecciolino. Qui poi. Bellissimo qua. Qui altro che pezza. Mancano 2 tornanti, quanti ne mancano? Qua c'è la vista in teoria, qua c'è. Oh, oh, beh, ben signore. Oddio, gli adesivi, potevo portarli però. C'è un pennarello, lo scrivi a mano. Vediamo se riesco a non andare giù dalla montagna. Oddio, oddio, oddio. Che roba è? Ma cos'è sta roba? Se soffri di vertigini te lo sconsiglio, eh. No, no, sto qua, guarda. Ciccio, è uno dei posti che ti fa scattare il romanticismo? Adesso capisco i popcorn di prima. Da su fa impressione, eh? Fa impressione in tutti i sensi, sia in bellezza che in incute un po' di timore questa strada. Carretera cortada. Cortada vuol dire tutto, vuol dire che è franata la strada, che c'è una frana sulla strada, vuol dire che c'è ghiaino, vuol dire fabalaleuch. Cambia completamente il paesaggio, sembra essere da un'altra parte rispetto a 10 minuti fa. Qui siamo giunti all'altopiano di Asiago, vedi tutti i pini. Quante lucertole ci sono in mezzo alla strada? Ma non penso che ci sia altro qui, oltre alle lucertole. Cioè, prima abbiamo detto magari su c'è il baracchino, ci facciamo un cocchino, una Coca-Cola, facciamo qualcosa, ma col traffico che c'è, se ti compri una cassa di Coca-Cola e la vendi, fa tempo a scadere prima di finirla. Iniziano giusto 2 tornanti qua adesso, eh. E ci ritroviamo in mezzo alla savana. Questa deve essere bella farla anche in salita. Questa qui in salita dovrebbe essere veramente bellissima. Che ore sono? Io avrei fame. Mezzogiorno e mezzo. Oddio, perfetto, il gatto era nero. Lana grattata che passa tutto. Io direi che magari un caffettino ce lo prendiamo, dai. Casualmente ci siamo fermati a questo ristorante a bordo strada. All'interno abbiamo trovato questo e questo è stato il risultato. Jamon iberico. Questo è buono. Formaggio di pecora. Mamma mia, that's life. Ci siamo fatti prendere un po' la mano. Qui c'è questa e qui c'è il Black Angus. Oddio, è burro. Oddio. Mamma mia, è incredibile. Si scioglie, eh. Pazzesca. Blanchito baby. È stata una bella scelta fermarsi. Eh beh, dopo pranzo qualche chilometrino orario l'ho perso. Dopo questo pranzo una bella macchina. 30? È il numero del tornante, dici? Sarebbe un sogno. Ah beh, arrivo che ho già digerito tutto. Oddio, che bella sta strada. Queste piatte così mi fanno proprio godere. Bellissimo. Peccato l'abbiamo fatto dopo pranzo. Che poi c'è questa arietta così. Sì, però spero di non prenderla allo stomaco, sennò devo fermarmi dietro un cespuglio. Non tengo palabra. Mamma mia, questo possiamo definirlo parco giochi secondo me, eh? Guarda cosa si apre qua davanti e sto incantato. Se vuoi passare tu Dennis a giocare. Ah no, se vuoi far passare Ciccio, ma lo faccio passare. Vai, vai Ciccio. Io ho già perso anche nell'interfono, ci vediamo dopo. Sono andato in apnea. Per fortuna non ho mangiato quello spicchio d'aglio, se no appannavo la visiera. L'altro dove le fica alla fine è come lo stelvio. Se dovessi venire a farlo un'altra volta la farei al contrario. Sali da questa e scendi dalla parte bella. Che divertente però. Ah, un po' di frescura anche alla mobilia. Parco giochi finito, adesso ci dirigiamo a Caia Ioia. Da qui potrebbe iniziare un'altra stradina interessante. Come sto con questo casco? Come si... È un transformer. Ho appena fatto un change di casco con mio padre perché ho demolito il microfono sul mio casco. Ah, bellina sta strada. Finalmente una strada brutta perché oggi ne abbiamo fatte troppo belle. Bella questa carretera. Che robetta. Che Roberta. Oddio, il primo ciclista. E qua, come al solito, se per caso sbaglio una staccata. Sì, sì, sì. Sì, sì, il segno del Mac. Sì, sì, sì.
Oddio, qua hanno scavato un pezzo di roccia. Unico allenamento se lo chiedere. Stremesse che Renato. Che strada è? Cosa stiamo facendo? Grande botta la curva di Francia. In Inghilterra c'è bionda la chioma e rossa la più. Olè. Tutti fanno quando passi tu. Oddio, fai mossa attenzione. Ma come fanno a passare su questa strada? No, bu, troppo pazzi, bro. Stop, vedo quanta gente sta arrivando di là. Per fortuna c'è il cartello, perché sennò. Ah, grazie. Grazie. Gracias. Che posto? È la Finlandia qua. È un fiordo. È dove hanno getto Bambi. No, beh, guarda cosa è cresciuto in mezzo alla natura. No, beh, un cartello. Ma com'è possibile che siamo finiti in un posto del genere a 2000 metri, che eravamo al mare stamattina? Ma Ciri Chipster Lives, ma tu hai capito chi è che ti fa gli itinerari? Ti ha portato a vedere un fiordo in Spagna. Signora, quanto vuole per farmi annusare i calzini? No! No, beh. No, incredibile! No, passa avanti te. Questi qua ci incornano. Sento adesso. È un toro alle corna. I vitellini! Oh, questo mi fa paurissimo. Aiuto! Piccolo vitellino! Allora, non guardarli. Sì. Questo qua. Ma sono tutti tori. Sono i guardi, non ti puntano. Ma guarda dove siamo, dai. Questo qui è il parco nazionale della Sierra Nevada, eh. Guarda, guarda qua. Prova a pensare, Dio, che tecnica di acquerelli ha utilizzato per fare una roba così. È un grande. Appoggiato un po' sul giallo. E poi fatto così. Prendi le setole come all'elementare, fai prr, prr, prr. Mettiti in folle, godi tantissimo, te lo posso assicurare. Guarda che roba. Dale, dale dune, dale, dare, dare dune, da. Grazie natura di esistere. Scusa se ti abbiamo installato un pezzo di asfalto addosso. A bordo strada ti abbiamo lasciato degli stuzzicadenti se hai bisogno. Tutto per correnza questa strada? No engine. Oddio, che sorpasso. Ma sbaglio, è bella questa strada? È molto bella. Tornante incredibile, rosso. Oddio, 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 oddio. Oh mio Dio, cos'è? Che strano andare via con questo casco così. Attenzione però, qua delle rocce fatte con degli acquerelli. Sono blu, sono blu. No, beh, ma che colore? Ma che colore? Te lo sai per caso come caga un'arancia? Come? Non lo sai? No. Agrumi? Incredible. Che roba strana. Sì, sì, è stranissimo. Sai quando fai i presepi che usi la carta pesta? Sì, sì. Io non ho mai visto delle serre così grandi comunque. Perché queste sono delle serre Nevada. Bella come battuta questa qui, eh. Sì, non era male, dai. Oddio. Cos'è? No, beh. È una pista? È due corsie? No, beh, non ci credo. Che bello. No, beh, che sogno però. Questa cos'è? Non lo so. Ma tutti oggi dobbiamo farli i passi. Bello, per carità. Questo sarà un altro passo di 90 chilometri. Ah, vabbè, che bello però. Sembra di essere dentro un villaggio di Gardaland. Questa è un'altra rotatoria. Non sono stanco, non capisco più cosa devo fare. Qua a sinistra. Travelez, 21 km. Ho fatto un po' troppo itinerario forse per oggi. Ma da Travelez mancano 2 ore di strada? No, no. Che falso di me. Abbiamo fatto un pochino di strada oggi, eh. 2 chilometri li abbiamo fatti, sì. Cioè, è cambiato di nuovo il paesaggio? Chiamiamo Tarzan a sto punto. È uno scherzo, sta regione qua, eh. Come hanno fatto ad arrivare qua sti camion? Ma qua è cambiato di nuovo il paesaggio? Sì, è tipo un cubo di Rubik. Troppe robe belle tutte sul colpo, però, cioè. Oh, che bello, un'altra curva. Oh, un'altra curva, che bello. Oh, un'altra destra. Non ce la faccio più. Basta, curve. Ho un mal di testa. Sono in quella fase della giornata che se vedo il fricciolino ci vado dentro. Io mi sono messo in modalità Danielone, te lo dico. Adesso capisco perché ogni volta mangio gli insetti. Inizia a piacermi questo casco. Ho il mal di mare io. Ma sta strada scende prima o dopo, tutto il piano. Così non può più, basta. Io ho messo il cruise control adattivo nella mia testa. Non ce la faccio più. Lo vogliamo fare tutto l'itinerario. Io farei tutto. No. Allora ci mancherebbero solo altri 2 punti. Solo. Adesso tra 7 km siamo arrivati al punto. Come 7 km? Siamo a 2/3 di questa strada qua, non finisce più. Tra 7 km abbiamo finito la prima parte dell'itinerario, dopo c'è la seconda. Vorrei sentire un commento di Danielone in questo momento. Di là si va a Travelez. Identifichiamolo, perché sono 80 km e ci vuole 1 ora e mezza da qua. Se andiamo di lì, quante ore diventano? Perché arrivando a Travelez, dopo si prosegue l'itinerario e si va avanti. Però è tutto così per un altro po', diciamo.
Sono un po' cottarello. Allora puntiamo verso casa. No, volevo proprio fare altre due curve. Allora, se facciamo tutto l'itinerario arriviamo a casa alle 8. Che bello, altre due orette di strada. Sei contento? Siamo partiti alle 8 e mezza stamattina, arriviamo alle 8 di stasera. Tu mi hai chiesto di fare un giro in moto. Dopo su YouTube la gente vede 10 minuti, no? E anche il coraggio di iscriverti. Ma non sei passato a vedere le stanghettine? E tu le dici, no, abbiamo fatto 12 ore di moto. Quando hai creato questo itinerario, cosa hai pensato di preciso? Calcola che io volevo andare a dormire a Granada. Mio uomo mi ha detto, no, vorrei troppa strada. Se no, alle 22 eravamo ancora in moto. Questa è sempre scuola della Rides, eh. Con lui è così? Peggio. Fortuna che domani abbiamo solo 400 km da fare. Guarda Treveless, che non volevate vederla. Io te lo giuro, non potevo vivere senza aver visto Treveless nella mia vita. Qual è il senso della vita? Eccolo qui, Treveless, il tramonto che non c'è. Non vorrei dire, Bellissimo. Sì, 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 cari amici followers. Paese bello da vedere. Beh, almeno c'è il sole, dai. Treveless, consigliatissimo. Finalmente due curvette. 7 milioni e mezzo di curve dopo. Ne vuole una carta sfoglia. E nessuno se ne importa. Per le 9 arriviamo, ora che ci docciamo le 10. Sì, 10 e mezzo, 11 mangiamo con calma anche stasera. Riusciamo a fare un bel giretto per Motril. Beh, dai, almeno la visitiamo. Sì, sì. Il parco nazionale della Sierra Nevada. I tori, le mucche e il kebab. Ci sono 5.000 curve e non si scende mai. Qua si sale, guarda dove. Siamo a 3.000 metri d'altezza, guarda. Ho male al piede da quante volte ho cambiato marcia. Oddio, cosa c'è qua sotto? Oddio, qua siamo sul Monte Grappa, guarda ci sono i buchi. Queste curve all'8 di sera non fanno bene. Oh, vabbè, che figata, bellissimo. Mi fermo qua. Che bello. Finito il divertimento di oggi. Che palle, non c'ho altre due curve. Giunti a questo punto, percorrendo questa statale, andremo a chiudere la giornata arrivando fino a Motril. Oh, ma va che roba, anche qui all'ingresso di ogni città c'è lo stadio. Pazzesco. Signori e signore, all'alba delle 8 di sera, benvenidos in Motril. Stiamo andando in posti sempre più brutti. Un pochino strano questo posto. Bellissimo. Questo è il nostro ostello. Che lusso. Mamma mia. La campana hostel. Mamma mia. Non ti piace? Questo è grave, eh. No. Ciao mamma, è stato bello Motril. Di qualcosa bisognerà pur morire, eh. Smontaggio bagagli. Siamo pronti. Già la porta promette bene. Bellissima. E che bagnettino. Ma che bella vista. Doccia. Inizia lo stoccaggio dei file. It's time to Motril. Anche questa città completamente deserta. Sali minerali integrativi. Saluti. Questo è l'unico posto aperto. Tapas. Ancora. Buone. Però quattro bigolini con l'arna. E dopo una cena 2 su 10 è ora di andare a letto con chili chip sterling. Buonanotte. Dove è andato il piumino? Cerca tra il mio culo. Sei la cosa più bella che indosso. Sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo. Sei la strada che porta alla vita. Donna instabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce.